Bene, oggi completiamo la trattazione della cinematica relativistica e abbiamo visto precedentemente il principio di relatività einsteiniano che include pari pari quello di Galilei, includendo l'invarianza della velocità della luce. Questo comporta un'alterazione in tutti i concetti fondamentali: tempo, spazio, massa ed energia. Massa ed energia li vediamo nella dinamica relativistica. Oggi completiamo la parte della cinematica. Abbiamo visto la dilatazione la relatività della simultaneità, la dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze e le trasformazioni di Lorentz. Fatemi scorrere velocemente fino al, ecco, fino a dove eravamo arrivati più o meno l'altra volta. Ecco, qui abbiamo le trasformazioni di Lorentz, come si passa da un sistema di riferimento a un altro. E mi premeva sottolineare il fatto che quando una teoria fisica incontra un ostacolo, cioè una situazione in cui non è più applicabile perché le previsioni non funzionano, normalmente viene generalizzata, viene ampliata ed è sempre bene che includa quanto si conosceva fino a quell'epoca come caso particolare. Qui in particolare le trasformazioni di Lorentz includono quelle di Galilei come caso speciale nel caso in cui le velocità siano molto più piccole rispetto a quelle della luce. Dal punto di vista formale, questo corrisponde al far tendere C a un valore infinito. È chiaro il senso fisico di questo, non è che C sia infinito, ma quando V è molto più piccolo rispetto a quella della luce, il fenomeno si comporta come se C fosse divergente, una quantità che è enormemente grande. E ritroviamo quelle di Galilei, ripeto. Volevo vedere insieme con voi oggi una questione che abbiamo già affrontato, ma vista con occhi nuovi. Ritorniamo alla relatività della simultaneità, però stavolta la trattiamo utilizzando le trasformazioni di Lorentz. Vi ricordate, abbiamo i due osservatori A e B. A viaggia sul treno, B è fermo sul marciapiede della stazione. Il sistema della stazione lo chiamiamo S. S', scusate, è il sistema solidale col treno, e ci sono le due lampadine. 1 è quella a sinistra, 2 è quella a destra. Per il sistema S, le due lampadine sono simultanee, cioè i fronti d'onda arrivano ad esse, al nostro signore che sta a metà treno, fermo sulla stazione, simultaneamente. Quindi in esse l'intervallo di tempo tra i due flash che lui misura è 0, sono simultanei. Ok? Che cosa misura S', cioè se io fossi sul treno, cosa vedrei? Per semplificare le cose, per quantificare, per dare dei valori numerici, supponiamo che il treno sia lungo 26 metri e che il nostro treno viaggi, sia un treno super futuribile, viaggi a metà della velocità della luce. Allora, applichiamo le trasformazioni di Lorentz a questa situazione, dove ho informazione sulla grandezza nel sistema S, voglio quelle in S'. Uso le trasformazioni di Lorentz che abbiamo appena visto. 0 sarà il valore dell'intervallo di tempo nel sistema della persona solidale con la stazione. Delta T' è l'intervallo di tempo tra i due flash, intendendo delta T' come il tempo in cui S' vede il flash della lampadina 2 meno l'epoca in cui vede il flash della lampadina 1. Quindi l'avevo scritto qua, eccolo qua, T2' meno T1'. Attenzione, questi due non saranno più identici perché il tempo che si trasforma anche in virtù dello spazio, cioè ho etichette temporali diverse in posti diversi. Quindi, nella nostra caso, la trasformazione di Lorentz cosa ci dice? Beh, la nostra incognita è delta T'. Io voglio sapere quanto misura questo, cioè l'intervallo temporale nel sistema di riferimento che si muove col treno. 26 metri è la distanza, la differenza di coordinate tra la lampadina 2 e la lampadina 1, ok? E C mezzi è il valore di V. Sostituendo questo nella nostra formula, troviamo che delta T' a sinistra ho 0, porto tutto quello che mi serve a sinistra, è meno 26 metri al secondo fratto 2C, C 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Quindi C e S' misurano una differenza temporale di meno 4,8 in 10 alla meno 8 secondi, cioè 43 nanosecondi. Col segno negativo, che significa il segno negativo? Se delta T è T2 meno T1, significa che T2 è un numero più piccolo di T1.
Quindi vede prima accendersi la lampadina 2 e dopo la 1. Ok? Perché vede prima la 2? Perché la 2 ha una coordinata spaziale più grande e è più a destra di T1. Se il treno si fosse mosso dall'altra parte, cioè fosse andato verso sinistra anziché andare verso destra, le cose si sarebbero invertite, avrebbe visto prima la lampadina 1 e dopo la lampadina 2. Ok? Quindi, utilizzando la trasformazione di Lorentz, siamo in grado di riprodurre i risultati visti senza averli utilizzati all'inizio. È tutto chiaro il senso? Molto bene. Veniamo a un punto cruciale, forse un punto nodale in relazione alla cinematica relativistica. Ci chiediamo, le trasformazioni di Lorentz, cioè la modifica del concetto di spazio e di tempo, fanno il lavoro per il quale sono state prodotte, trovate? Immaginiamo di avere un sistema dove abbiamo una persona ferma lungo la strada, il nostro sistema S, e l'auto che viaggia verso destra con velocità V. Calcoliamo, in base alla cinematica non relativistica, quella galileiana, l'osservatore fermo sotto il lampione dovrebbe vedere la luce che viaggia a velocità C più V. Ok? Vediamo che cosa vede. Calcoliamo come, in virtù delle trasformazioni di Lorentz, come si compongono le velocità. Nel sistema galileiano semplicemente si sommano algebricamente. La velocità in un sistema di riferimento è uguale alla velocità in un altro sistema di riferimento più la velocità relativa del secondo rispetto al primo. Nessun problema. Ok? E abbiamo visto che fin tanto che le velocità relative sono piccole, questo funziona benissimo. Se cominciamo ad avere oggetti relativistici, che cosa succede? Beh, recuperiamo le trasformazioni di Lorentz e qui le variabili gamma e v sono costanti, c è costante. Se calcolo variazioni del tempo t, cioè lo differenzio, ho detto matematicamente parlando, il differenziale di t, cioè una variazione infinitesima di t, sarà uguale a gamma volte il differenziale di t', tempo che scorre nel sistema di riferimento S', più V per Dx', differenziale della posizione, cioè la differenza di posizione, su C quadro. Analogamente il differenziale della posizione nel sistema S sarà gamma volte il differenziale della posizione nel sistema S' più V volte il differenziale del intervallo di tempo. Ok? Mentre i due differenziali nella direzione perpendicolare al moto non cambiano, perché le coordinate perpendicolari al moto, qui si presume che il moto sia solo l'asse dell'x, rimangono invariati. D'accordo? Qui non facciamo altro che fare il rapporto dei differenziali per trovare le velocità nei due sistemi di riferimento. Ok? Immaginate di fare il rapporto tra dx e dt. Quello che otteniamo è la velocità di un oggetto. Per esempio, che ne so, una persona che sta camminando sul treno rispetto al sistema della stazione. In questo caso ottengo che, algebra permettendo, qui gamma si semplifica, questo posso esprimerlo come la somma tra la velocità dello stesso oggetto rispetto al treno, dx' su dt', più la velocità del treno rispetto alla stazione, questa v. Attenzione! Il numeratore era quello che trovavamo nelle trasformazioni di Galilei. Qui adesso abbiamo anche un denominatore di tutto rispetto, perché è 1 più il rapporto tra la velocità del treno rispetto alla stazione su C quadro per la velocità dell'oggetto in moto rispetto al treno. Ok? Attenzione, siccome il tempo non è invariante, sono coinvolte nella trasformazione, cioè vengono alterate anche le componenti delle velocità perpendicolarmente al moto. Mentre, ripeto, lo spostamento o le lunghezze perpendicolari al moto non vengono cambiate dalle trasformazioni di Lorentz, quando vado a parlare di velocità, siccome devo tener conto dei tempi propri, dei tempi locali, il tempo in S e il tempo in S', anche le velocità perpendicolari alla direzione del moto subiscono una trasformazione, cioè non sono identiche a quelle nell'altro sistema, anche se sono dirette perpendicolarmente alla velocità. In particolare la velocità dell'oggetto lungo l'asse delle y
nel sistema S sarà l'analoga nel sistema S', quindi la derivata di Y' rispetto a T', diviso gamma volte la grandezza che è lo stesso denominatore che abbiamo trovato nella precedente componente della velocità, e idem per la componente lungo l'asse delle Z. Ok? Questo è importante che almeno qualitativamente vi arrivi. Le combinazioni delle velocità interessano tutti gli assi, non solo quello nella direzione del moto. Ok? E quindi, questo ecco, se indichiamo con U le varie componenti della velocità, la velocità lungo l'asse X rispetto ad S è quella lungo l'asse delle X rispetto a S' più la velocità di S' rispetto a S diviso questo famoso denominatore 1 più V per la velocità rispetto a S' diviso C quadro e così via. Un po' di algebra e si arriva a tirarlo fuori. Basta fare il rapporto degli infinitesimi. Anche in questo caso verifichiamo il fatto che se C dovesse, se ho velocità molto piccole rispetto a quella della luce, cioè nel caso limite in cui C diverge, ritrovo la legge di composizione delle velocità di Galileo. Infatti, se C dovesse divergere, ho al denominatore C quadro, questo diventa un infinitesimo, quindi questo denominatore diventa 1, quindi Ux diventa U' x più V, che è esattamente, qui ho una U che è sbagliata, chiedo scusa, questo devo correggere, questo, al posto di questo simbolo ci va una V, abbiate pazienza, mi è sfuggita una U. Mentre le altre due componenti, Ux, Y e Uz, vengono inalterate, perché? Perché gamma diventa 1, al limite in cui C è infinito, e il denominatore anche tende a 1 nel limite in cui ci diverge. Quindi morale della favola, anche combinando, cioè in termini di composizione delle velocità, se C diverge, cioè nel limite fisico in cui ho oggetti relativamente lenti, cioè a velocità molto più piccole di quelle della luce, ritrovo quanto già visto in termini di principio di relatività, meglio di composizione delle velocità galileiane e newtoniane, se preferite. Ok? Arriviamo al dunque. Come vede, cioè la persona che viaggia in auto accende i fari, quindi nel suo sistema di riferimento la velocità della luce è C. Cosa misura la persona ferma vicino al lampione nel suo sistema di riferimento? Beh, misura una velocità U nell'asse, lungo l'asse delle X che sarà U', quindi la velocità della luce nel sistema di riferimento dell'auto, più la velocità dell'auto rispetto al lampione, fratto 1 più U' per V su C quadro. Okay? Ma stavolta U' è C, perché stiamo osservando un segnale che si sposta con la velocità della luce, perché è proprio la luce. Quindi, nel nostro caso, sostituiamo a U' C, quindi abbiamo che U, velocità del raggio luminoso rispetto a terra, rispetto al lampione, vale C più V, diviso 1 più C per V su C quadro. V è la velocità dell'auto. Qui il denominatore semplifico le due C, questa e questa, e mi rimane 1 più V su C. Qui posso raccogliere una C al numeratore, e quindi mi rimane C per 1 più V su C. Il numeratore e il denominatore hanno questa parentesi tendica, la semplifico e effetti speciali, U vale C. Quindi anche rispetto al lampione, la velocità della luce è esattamente la stessa che avrei se la osservassi dall'auto. Ok, quindi ciò che si muove con la velocità della luce ha la stessa velocità in tutti i sistemi di riferimento. Voi vedete che qui non abbiamo fatto nessuna ipotesi su V. V si semplifica, V va via. Quindi qualunque velocità sia l'auto, che sia relativistica o meno, non importa, che l'auto vada a 1 km al secondo, che c'è un metro al secondo, o che vada a 0,99 volte C, l'effetto è esattamente lo stesso. C viva via. Quindi qualunque sistema di riferimento inerziale osserva e misura la stessa velocità della luce. Ok? Quindi
Quindi le morali della favola, le trasformazioni di Lorentz fanno proprio ciò per le quali sono state ottenute. Tengono conto del fatto che C è un invariante, inglobano questo principio fondamentale. Guai se non fosse così. D'accordo? Facciamo un altro esempio dove applichiamo la nostra proposizione a oggetti che non sono la luce. Ok? Immaginate di avere un razzo in moto verso la Terra, un razzo relativistico che viaggia alla metà della velocità della luce, che lancia un carico, lancia un oggetto che si sposta rispetto all'astronave con una velocità di 0,75 volte c. Se ragionassimo in termini newtoniani, rispetto a chi sta sulla Terra, fermo sulla Terra, lui vedrebbe il carico che si sposta verso la Terra con la somma delle due velocità, 0,75 più 0,5 è 1,2 volte c, ma questo è superiore alla velocità della luce, questo non può succedere. Ok? Attenzione, applichiamo invece la legge di composizione relativistica delle velocità, quindi la velocità della luce del carico rispetto alla Terra vale quella del carico rispetto all'astronave più quella dell'astronave rispetto a Terra diviso 1 più il prodotto delle due velocità, carico rispetto all'astronave più per astronave rispetto a Terra, diviso c quadro. U' vale 0,75c, V vale 0,5c. Se facciamo correttamente i calcoli, otteniamo che da Terra vediamo il carico avvicinarsi verso la Terra a una velocità inferiore comunque alla velocità della luce, 0,909c. Ok? Ci sono domande? Questo, la limitatezza, cioè il fatto che la velocità della luce non posso raggiungerla, abbiamo già visto prima che produce divergenze nella dilatazione temporale, okay? Per cui un intervallo di vento diventa infinitamente lungo, lo vedremo ancora meglio parlando di dinamica relativistica, okay? In cui abbiamo considerazioni energetiche che motivano questo limite superiore. Domande? Bene, questo chiude la parte di dinamica di cinematica relativistica. Abbiamo visto gli effetti, da dove nasce il principio di relatività di Einstein, che ingloba quello di Galileo più a cui affianca l'invarianza della luce, della velocità della luce nel vuoto, e questo altera il concetto di durata, quindi intervalli temporali, simultaneità, lunghezze e quindi cambia le leggi di trasformazione da un sistema di riferimento a un altro e quindi, tra l'altro, le leggi di trasformazione di Lorentz che abbiamo già visto sono quelle che garantiscono come effetto secondario, del tutto non secondario, se posso dire, scusate l'espressione, che combinando, usando quelle trasformazioni, le equazioni di Lorentz, di Maxwell, mantengono la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento inerziali, cosa che invece non succede se io uso le trasformazioni di Galileo. Ed è per questo che si chiamano di Lorentz, perché Lorentz le ha trovate proprio chiedendosi questa domanda. Se io uso le trasformazioni di Galileo, nelle equazioni di Maxwell appaiono termini che in altri sistemi non ci sono. Allora ha cercato quali sono le trasformazioni che fanno in modo che le equazioni di Maxwell siano le stesse in tutti i sistemi di riferimento, motivato dal fatto che siccome la luce è la stessa velocità in tutti i sistemi di riferimento, esperimento di Michelson-Morley, le trasformazioni tra il sistema di riferimento e l'altro dovevano essere diverse e le ha trovate, ma non ha sviluppato le conseguenze insite in quelle equazioni. Abbiamo visto che utilizzando queste nuove trasformazioni cambia anche la legge di composizione delle velocità. Sistemi di riferimento diversi misurano le velocità degli oggetti diverse rispetto a quelle viste nella trasformazione galileiana. E l'effetto più importante di questo è che queste trasformazioni includono, nell'algebra di queste trasformazioni, c'è cioè incluso il fatto che la velocità della luce è la stessa in tutti i sistemi di riferimento iniziali, quindi rispettano la consegna principale, per capirci. Ok? Tutto chiaro? Bene. Detto questo,
Ok, abbiamo visto come si modificano i concetti di spazio e di tempo. Adesso passiamo a vedere che come si modifica la dinamica in ambito relativistico. Questo abbiamo già visto. La prima cosa che consideriamo è una delle grandezze fisiche più importanti in assoluto. È la quantità di moto. In ambito classico, una delle prime applicazioni dei principi della dinamica è quella che riguarda i fenomeni dell'urto. E la prima, quindi sapete che in fisica sono fondamentali le leggi di conservazione. Perché? Perché in una realtà in cui tutto cambia, ciò che si conserva è particolarmente importante. Se la natura sceglie alcune grandezze affinché durino nel tempo, vuol dire che quello ha un'importanza particolare. Una di queste è la quantità di moto. E una delle prime, ripeto, conseguenze dei principi della dinamica è il fatto che se ho un sistema sul quale agiscono delle forze e la somma delle forze dovute ad agenti esterni al sistema è nulla, cioè la somma del risultante delle forze che non fanno parte del sistema è zero, allora la somma vettoriale delle quantità di moto del sistema rimane costante nel tempo. Legge di conservazione della quantità di moto. Che cos'è la quantità di moto? È il prodotto massa per velocità. Vi ricordo che in ambito della fisica classica, fisica newtoniana, la massa è un'invariante, che è quindi la stessa in tutti i sistemi di riferimento. Ok? È chiaro che cambiare i concetti di posizione, tempo e velocità comporta un'alterazione anche di questo concetto. Okay. Se sono interessato a far sì che anche in ambito relativistico questa grandezza si conserva nel corso, ad esempio, di un urto, cioè che continui a valere la legge di conservazione della quantità di moto totale del sistema, è necessario, diciamo, aggiornare questa definizione. La quantità di moto non è più la semplice massa per la velocità, ma è una massa che dipende dallo stato di moto. La quantità di moto in ambito relativistico viene aggiornata modificando la definizione di base vista nella diapositiva precedente con il fattore gamma. E qui c'è questo m0 che prende il significato di massa nel sistema di riferimento in cui quell'oggetto, che ha quella massa, è fermo, detta massa a riposo. Vedete che m coincide con m0 se v è nullo. Parlo di massa a riposo intendendo la massa di un oggetto misurata nel sistema di riferimento in cui quell'oggetto è fermo e si trova costantemente nella stessa posizione. Se utilizzo, è possibile dimostrare che se utilizzo questa nuova definizione della quantità di moto, anche in ambito relativistico, vale la legge di conservazione della quantità di moto, cioè se su un sistema agiscono forze e queste forze esterne al sistema danno risultante nulla, la somma vettoriale di tutte le quantità di moto delle componenti del sistema rimane costante nel tempo. Attenzione, somma vettoriale. Ok? Questo cosa comporta? Devo misurare un nuovo tipo di, devo introdurre un nuovo tipo di massa? Apparentemente sì. E questo, anzi, correggo quello che ho detto nelle volte precedenti, questo è stato uno delle prime segnali sperimentali che in realtà le previsioni della relatività speciale, quella discreta, sono sperimentalmente fondate, sostenute dai fatti. Ricordate, abbiamo visto a suo tempo che J.J. Thomson, lavorando su elettroni emessi per termoionizzazione, ha identificato gli elettroni, misurando in particolare il rapporto carica su massa dell'elettrone stesso. Però usava elettroni lenti, elettroni prodotti per termoionizzazione, scaldando il catodo, la agitazione termica faceva sì che alcuni elettroni fossero staccabili dalle orbite nucleari. E se potessero allontanare, venivano accelerati dal campo. Okay? Pochi anni dopo,
un gruppo di ricercatori tedeschi ha ripetuto lo stesso esperimento, ma utilizzando radiazione, elettroni, in sostanza radiazione beta, prodotta per decadimento radioattivo, e queste particelle sono altamente relativistiche. Viaggiano a circa 0,8 all'80% di C. Quindi qui gli effetti relativistici non sono trascurabili. Infatti hanno misurato un rapporto E su M pari a un terzo di quello che ha misurato Thomson. E non riuscivano a spiegarsi. Successivamente un altro gruppo ha utilizzato altri elettroni, anche questi relativistici, e ha confermato le misure previste dalla teoria della relatività. Questo è il grafico. In ascissa avete V su C, cioè la velocità in termini di velocità della luce, in ordinata la massa, la misura dell'inerzia, dipendentemente dalla velocità dell'oggetto. Quindi vedete, qui abbiamo il limite in cui la velocità è piccola, ma se ho particelle relativistiche, qui classicamente dovrei avere una retta orizzontale sulla, corrispondente all'1, ma se mi avvicino alla velocità della luce, questa diventa via via più grande. Anzi, nel limite in cui V tende a C, questa grandezza diverge, questa ha un asintoto verticale nel punto di ascissa 1. Okay? Queste sono misure. Quindi la natura relativistica della massa è un fatto sperimentalmente comprovato. Quindi la misura, attenzione, dell'inerzia, la massa che cos'è? È una misura dell'inerzia. Quanto difficile è accelerare un corpo? Misura dell'inerzia, questa relazione ci dice, cresce tanto più il corpo è veloce. Cioè, se devo accelerare un oggetto, la resistenza a questa accelerazione è tanto più grande quanto più è veloce. Cioè, non è indifferente se viaggia a un ventesimo della velocità della luce, o seppure se viaggia a un ottantesimo della velocità della luce. La resistenza alle accelerazioni cambia con la velocità. Questo è un altro lavoro sperimentale in cui si vede la previsione classica, non relativistica, e quella relativistica. I puntolini sono le misure. Quindi a livello sperimentale questa è una cosa assodata, ben in accordo con le misure. Quindi anche questo è un effetto reale. Cosa comporta questo fatto? Posto che con la nuova definizione, la definizione aggiornata della quantità di moto, posso mantenere, attenzione, questo è importante, la stessa definizione data da Newton nei principi a 1687 di forza. Nei principi non c'è mai scritto che la forza è massa per accelerazione, da nessuna parte. Newton dice che la forza è la rapidità con cui cambia quello che lui chiamava, in principio è scritto in latino, chiama momentum, che è l'abbreviazione del latino movimentum, che noi interpretiamo come quantità di moto. In inglese è momentum, proprio è stato preso pari pari dal latino. Quindi la forza non è massa per accelerazione. La forza è la rapidità con cui cambia la quantità di moto, quindi la derivata rispetto al tempo del vettore P quantità di moto. Se io utilizzo la definizione relativistica della quantità di moto, quello che ottengo è un effetto piuttosto particolare, perché mentre nella formulazione del secondo principio che siete abituati a vedere, cioè F uguale M per A, la forza e l'accelerazione sono vettori paralleli, perché la massa è uno scalare, quindi se moltiplico un vettore con uno scalare è un vettore parallelo a quello di partenza, in ambito relativistico la forza e l'accelerazione non sono paralleli. La forza ha una componente parallela all'accelerazione, che è questa, ma anche una componente parallela alla velocità. E questo cambia parecchio le cose. I due vettori, forza ed accelerazione, non sono più paralleli, nella misura in cui è rilevante, è importante, la dipendenza della massa dalla velocità. Se non ci fosse la correzione relativistica, questo termine sarebbe nullo. Ok? Domande fin qui? Passiamo a altri due concetti fondamentali. Quanto tempo ci resta, scusate? Ma forse riusciamo a vedere il lavoro. Abbiamo visto la quantità di moto, la massa, ci rimane l'energia.
Abbiamo già visto che se una forza agisce su un oggetto in moto che si sposta, produce lavoro. La forza svolge lavoro sull'oggetto che sposta. Se la forza cambia nel corso del movimento, okay, allora la definizione di lavoro diventa una definizione differenziale, cioè si assume uno spostamento talmente piccolo che nel corso dello spostamento di x la forza non cambia significativamente, quindi la forza F nel corso dello spostamento infinitesimo di x produce un differenziale del lavoro infinitesimo di L. Per calcolare il lavoro finito dal punto A di inizio e dal punto B di fine, devo sommare tutti questi contributi infinitesimi, quindi devo fare un integrale definito dalla posizione iniziale alla posizione finale del prodotto scalare tra forza e spostamento. Definizione di lavoro. Niente di nuovo. Uno dei teoremi più importanti della meccanica è il teorema dell'energia cinetica, il quale dice: posto che io calcoli il lavoro in questo modo, posso esprimere quello che ottengo, il risultato dell'integrazione, come la differenza tra due grandezze che sono legate allo stato di moto dell'oggetto, che tecnicamente prendono il nome di energia cinetica. Il teorema del lavoro afferma che il lavoro svolto da una forza su un oggetto in moto è uguale alla variazione dell'energia cinetica dell'oggetto stesso, cioè il valore dell'energia cinetica finale, nel nostro caso nel punto B, meno quella nel punto A, indipendentemente da come è fatta la forza. Ok? La forza può avere forme molto strane. Se io faccio energia cinetica finale, cioè misuro la velocità iniziale e finale, faccio la differenza dell'energia cinetica, ho il valore del lavoro. Questo è un teorema molto potente. Lo si dimostra normalmente al terzo anno, per quando si fa il corso di meccanica e liceo scientifico, usando una forza costante, perché è più facile algebricamente. In realtà funziona comunque, anche se la forza non è costante. Ok? Che succede in ambito relativistico? Utilizzando la definizione relativistica di forza e applicando la stessa definizione, cioè la stessa definizione di lavoro, la somma di tutti i lavori infinitesimi, forza per spostamento dal punto iniziale al punto finale, qui usiamo la definizione relativistica di forza, cioè la variazione temporale della quantità di moto relativistica, cioè che tiene conto del fattore gamma. M0 è una costante che può essere portata fuori dalla derivazione. Qui si usa un integrale per sostituzione. Se volete andiamo veloci su questa parte, che si chiama con cambio di variabile, b per dt diventa dx. E il risultato è che integrando per parti, oggi, se volete, andiamo veloce, poi magari la settimana prossima, che abbiamo un po' più di tempo, lo rifacciamo. Otteniamo che l'effetto della forza su una particella in moto, tenendo conto degli effetti relativistici, è quella che ci dà l'energia cinetica tra un corpo fermo e un corpo che viaggia a velocità v, è la differenza tra queste due grandezze, ok? Integrando, ripeto, per parti. In questo modo ho che le due velocità v quadro e v quadro si semplificano e mi rimane questa espressione. L'energia cinetica relativistica è la differenza tra questa grandezza, che è la massa relativistica, qui m0 per gamma, anche se gamma è esplicitato, meno m0 c quadro, dove m0 c quadro è la massa, m0 è la massa a riposo. Quindi qui ho due forme di energia. L'energia dell'oggetto quando si muove, questo è il primo termine, vediamo se riesco, eccolo, meno l'energia associata all'oggetto quando è fermo. Ma questo cosa mi dice? Mi dice che massa relativistica o no ed energia sono equivalenti. C quadro è una costante. È come se decidessi di misurare il tavolo in piedi o in metri. Misuro sempre la stessa cosa, ho un fattore di conversione. Quindi la massa non è altro che un aspetto diverso dell'energia e viceversa. Non solo, ma quella che chiamiamo
gamma e mezz'ora c quadro è l'energia totale relativistica che tiene conto di quella cinetica, del fatto che il corpo si muove, e di quella a riposo. Quella è quella totale. Ok? La equivalenza tra massa ed energia, e quindi il teorema dell'energia cinetica, che è quello che ci ha portato a questo risultato, se lo applichiamo a un caso in cui le velocità sono piccole, quindi V su C è molto più piccolo di 1, il fattore gamma è semplificabile in questa maniera, vale questo sviluppo in serie, non so se l'avete fatto in matematica, ma se ho un x molto piccolo, 1 più x alla n, posso approssimarlo con 1 più n volte x. Questo possiamo applicarlo a 1 meno v quadro su c quadro alla meno un mezzo, per cui il fattore gamma diventa 1 meno meno fa più un mezzo v quadro su c quadro. Lo applichiamo all'energia e ritroviamo l'espressione classica dell'energia cinetica, un mezzo della massa per la velocità al quadrato. E anche in questo caso la nuova definizione di energia, l'energia totale relativistica, gamma m0 c quadro, include quella classica, quella newtoniana e della fisica classica, quindi fisica di Newton. Quanta energia dovrei spendere per portare anche un singolo elettrone a viaggiare alla velocità della luce? Il teorema dell'energia cinetica mi dice devi tener conto dell'energia cinetica relativistica, quindi prendi la sua energia cinetica relativistica a velocità c e spingi v al limite verso c. Ma il denominatore qui diventa 1 meno 1, è infinitesimo, quindi questa grandezza diverge. Quindi anche una piccolissima particella, 10 alla meno 31 kg, per arrivare alla velocità della luce ha bisogno di un'energia per la quale l'intera energia contenuta in tutto l'universo non è sufficiente. Questo infinito significa non importa quanto più energia ci metti, non basta. Ergo, nessun oggetto che abbia massa a riposo diversa da zero può essere accelerato a quella velocità, perché tutta l'energia immaginabile non è sufficiente. Ok? Quindi niente che abbia massa a riposo può viaggiare alla velocità della luce, è un limite superiore. Non è che cioè, può arrivarci vicino, ma non può mai arrivare a C. In questo senso, siccome la velocità della luce è C, distingo due grandi componenti dell'universo. Tutto ciò che ha massa a riposo finita, tutte le particelle che hanno m0 diverso da zero, e quella la chiamo materia. E tutto ciò che viaggia invece alla velocità della luce, tipo la luce, e quella è radiazione. Vedremo la volta prossima, perché adesso il tempo sta per finire, che qualunque cosa non appena esiste, la radiazione non può che viaggiare a quella velocità. Quindi c'è un divario netto tra ciò che ha massa a riposo e ciò che non ce l'ha. La differenza principale è questa. Ciò che ha massa a riposo finita, una particella, ha questa possibilità. Posso trovare un sistema di riferimento nella quale quella è ferma. Una particella, un muone, un mesone, che abbiamo visto la volta scorsa, un raggio cosmico, per quanto veloce viaggia, viaggia sempre a meno di C. Quindi c'è un sistema di riferimento in cui quel mesone è fermo. Viceversa, la luce, non esiste nessun sistema di riferimento in cui la luce sia ferma. Abbiamo visto il perché. Per quanto io viaggi veloce, misurerò sempre la velocità C. Okay? Questa è un'altra differenza che distingue ciò che ha massa a riposo, la materia, e ciò che non ce l'ha, la radiazione. Ok, per oggi mi fermo qui.